finale di Tortoredo, vittoria solitaria di Peter Sagan. Ma oltre al giro, oltre all'aspetto sportivo di questo Giro d'Italia, c'è il contorno fatto soprattutto per noi maschietti dalle Miss, ma anche il contorno professionale fatto da fotografi e altri addetti ai lavori. Abbiamo qui un fotografo così medio fotografo, Filippo Mazzullo da Messina, venuto appositamente per fotografare Vincenzo Nibali, ma non solo. Ci spiega le sue impressioni su queste prime 10 tappe del Giro d'Italia, ma soprattutto qual è stata la foto particolare che in queste 10 tappe è riuscita a scattare. E allora, un giro un po' particolare in quanto con questa emergenza Covid, diciamo, rispetto agli altri anni ci sono meno persone e anche il pubblico, diciamo, non, da contorno non è come gli altri anni, non c'è carovana. Comunque la corsa è stata un po' controllata fino adesso e ancora non c'è un vero leader. Speriamo ora nelle prossime tappe si dovrebbe risolvere. Comunque questo Almeida secondo me potrebbe tenere anche fino alla fine. Per quanto riguarda le foto, io sto cercando di fare foto particolari, qualche particolare del pubblico, qualche persona vestita in modo particolare, e ho trovato poi begli spunti e anche nei ciclisti sono soddisfatto fino adesso delle foto fatte. Un saluto dal Giro d'Italia e ci vediamo nelle prossime tappe. La foto migliore che hai scattato in queste 10 tappe. Diamo un'anteprima, perché in questi giorni c'è stata la polemica Nibali, Fuglsang e quel Tour de France famoso dove Vinokurov scelse Fuglsang come capitano e non Nibali. Questa mattina tu hai fatto una foto particolare, ce la vuoi raccontare? Questa mattina, mentre che ero alla partita, sono notato che c'era Nibali e un po' più dietro c'era Fuglsang. A un certo punto si sono messi a parlare, perciò diciamo c'è stato una specie di chiarimento fra i due, diciamo che si sono, come dicevo nei giorni precedenti, c'era stata un po' di polemica fra i due. Questa mattina erano sorridenti, diciamo c'è stata una riappecificazione. Io ho colto quel momento, li ho visti vicini e ne ho approfittato per scattare la foto che pubblicherò stasera. Va bene, dal giro è tutto, ci vediamo nelle prossime tappe.